Salve ragazzi, bentornati al Villaggio Giubilo e bentornati su Pokémon Legend Arceus. Siamo tornati da un'esplorazione nell'ultimo episodio riguardante la costa oltremare. Mancavano le ultime sezioni da esplorare. Episodio tranquillo, lontano da lore, trama, supposizioni riguardo la storia che c'è dietro questo gioco e lontano da boss fight pericolose quali quella contro Arcanine, che se non l'avete visto andatevelo a recuperare, che davvero è stata tosta. E io direi oggi di andare un po' avanti, nel senso andremo da Sorwan. E parleremo e ci darà probabilmente la prossima missione, che sarà magari una nuova zona della mappa di Isui. Abbiamo uno sfill da far evolvere, abbiamo da rimettere a posto. Tanto qua diamo una caramella M a Scorupi. Abbiamo da rimettere a posto un attimo il box, la borsa degli strumenti, e lo faremo direi prima di andarcene di nuovo dal villaggio. Abbiamo da rimettere a posto la squadra perché abbiamo completato Gardevoir, abbiamo completato Luxray, gli altri ce li teniamo per discorso Pokédex. E ragazzi, andiamo. Se non l'avete fatto, iscrivetevi e mettete like ai video. Parliamo un attimo con l'omino qua, vediamo un po' cosa ci dice. Il nostro Beauty Berto, ah, che si evolve tra l'altro in Silcoon. Ok, però è un Cascoon. Ciccio, mi sa che non avrai un Beautyfly. ho questa impressione. Allora, abbiamo già parlato con Selina, siamo al rango 4 e ci ha sbloccato anche le Megaton Ball, che poi andremo anche a creare per vedere un po' che roba siano. Il tuo impegno ha giovato non solo al Team Galassia, ma anche al Team Perla. E voglio sperare che ci sarà utile anche per richiudere lo squarcio spazio-temporale. Una volta scomparso, nessuno avrà più ragione di diffidare di te. Nemmeno noi sappiamo come chiudere quello squarcio, Sorwan. Quindi, un'isola senza re, fatto. Ora vediamo se ci rimandano di nuovo alla costa oppure ce ne andremo a nord, che in teoria poi la prossima dovrebbe essere zona Nevepoli, giù di lì. La nascita di un Pokémon re. Quanto avrei voluto assistervi. Immaginarla in groppa a Basculigio mi risulta un po' difficile, professore. Colui che si adopera senza sosta per il bene superiore otterrà un giorno il suo riscatto. Anch'io mi adopero per il bene della mia ricerca e, come insegna questo passo, un giorno vi dimostrerò che posso cavalcare un Pokémon. Però è molto strano perché, cioè, prima a inizio gioco ci diceva Pokémon, creature terrificanti, eccetera, eccetera. Vabbè, poi vuole cavalcare. Diga! Il capo del Team Galassia, il signor Sorwan, ha espresso il desiderio di vederti. Lascia che ti conduca da lui. Lui ovviamente è palesemente uno del Team Perla, visto gli abiti che indossa, ma potrebbe far parte della zona nord di Isui, visto insomma gli abiti pesanti.
Ti ordino di recarti alle pendici Corona e di placare Electrod, il re delle grotte. Electrod? Electrod ha l'abitudine di accumulare elettricità all'interno del suo corpo e poi rilasciarla. Ma da quando ha perso il controllo, le sue scariche sono diventate tremende esplosioni. Per raggiungere in sicurezza il sito regale, avremo bisogno del supporto del Team Perla. Crescenzo. Chi sei? No. Ed era quello di prima che stracavolo c'entrava. Vabbè. Credo vi siate scordati di invitarmi, quindi mi sono presa la briga di raggiungervi. Meglio, un po' di buone maniere, stiamo parlando di cose importanti. Proprio per questo sono qui, bello. Non potete mica decidere senza il qui presente Melio? Capitano di Electrod? Il qui presente? Che ti prende, bello? Non è da tenere così in poco conto i membri del team Diamante. Credi davvero che quel marmocchio possa fermare Electrod? Però, scusate, eh. Cioè, Damon è il reggente del team Diamante. Perché meglio lo tratta così? L'esuberanza del valente capitano Melio. Tuttavia, è lampante a questo punto che dovrò addestrare ulteriormente la squadra di vigilanza. Melio, per colpa tua, la squadra di vigilanza passerà un brutto quarto d'ora. Sei contento? Forse non lo sai, ma Sorwan è in grado di lanciare persino dei massi contro con le sue mosse di sumo. Va e placa Electrod. Meglio, in caso di necessità, apprezzerai anche il sostegno di questa missione. Benissimo. Dunque, è ora di andare. Una pericolosa scala. E allora niente, si torna alla costa. Si torna alla costa. Va bene. Quindi avremo a che fare con Electrod. Tanto l'Afeon, l'Ifion. Dica. Lotta con me. Vabbè, così. A cattivo proprio. Noi abbiamo Decidueye. Guardalo lì. Ah, ma c'è anche Eevee. Ok, calmamente, va bene. Io però vorrei prima se io faccio rapido. No, cambia una sega. Allora andiamo di tripo dardo sull'Afeon. Dovremmo calargli la def. Buono. Tanto Eevee possiamo anche lasciarlo lì. Non ha importanza. Si regge. Poi andiamo di aria assalto. Rapido. Così poi attacca Eevee e riattacchiamo noi. Ok. Eevee si guarda attorno. Qua l'Afeon viene giù. Ottimo. E adesso vabbè, è al 18. È al 18 e critta. Vabbè, qua viene giù. Super efficace. E GG. Comunque, a livello di moveset e anche di tipologia, considerando che poi prende 1x4 dalle mosse volanti, essendo erba lotta, questo Decidueye non mi dispiace, sinceramente. A livello di design, sì, perché preferivo quello di Alola, però. Un membro del Team Perla incaricato di aiutarti si farà trovare all'area di allenamento, credo.
Ah, giusto, dobbiamo andare. Voglio andare anche a vedere, però non so se farlo. Che volevo andare anche a vedere delle mosse da mettere ai nostri Pokémon, se possiamo. Possiamo cambiargli mossa, non lo so. Ah, ok, cambiamo completamente zona. Ok, pendici corona. È un punto molto vicino allo squarcio spazio-temporale. Non ho idea di quali pericoli ciò comporti. Hai il rango giusto per occuparti della missione. Perfetto. Dirigiti all'area allenamento. Va bene, Selina, va bene. Quindi alle pendici corona. Le pendici corona dovrebbero essere zona. Zona memoride, credo. Questo gentiluomo è Andy, il capitano che si occupa di Snizzler. Proverà a guidarti da lui. Mi chiamo Andy e sono un capitano. Mi scuso per la mia intrusione in questa mattina. Mi dicono che la tua destinazione finale è Electrode. In tal caso avrei bisogno di passare per Snizzler. Avviamoci verso il Monte Corona, procedendo con prudenza. In che senso? Nessuno sa da dove venga. Lui stesso non ricorda nulla del suo passato. Forse lavorare a stretto contatto con te potrebbe aiutarlo a recuperare la memoria. Ok. Nel senso, ma qua c'è una fiammella. Allora, Snizzler indubbiamente lo Sneasel di Isui, che già dal nome, ok, toccherà vedere com'è. Sono stracurioso di vedere com'è. E a questo punto, se lui mi dice che per arrivare alle pendici corona, cioè per questa missione, c'è bisogno di Snizzler. Mi viene da pensare che, ricordandomi le immagini che uscirono fuori sulle varie cavalcature di questo gioco, c'era anche una creatura, una cavalcatura umanoide. Che potrebbe essere a questo punto questo Snizzler, banalmente. Pezzo stella, ok. E ci teniamo tutta questa robina. Perfetto. Poi vediamo di cestinare qualcuno, di boxare qualcuno, meglio. Poi faremo una giornata di cose, di come cacchio si chiamano, di missioni. Allora, Kazam lo mettiamo al posto di Gardevoir. Poi, Tentacruel, me lo... Però abbiamo già Magmar, Duskulls. Allora, mettiamoci Piplup, posto di Luxray. E andiamo. Tanto è solo discorso puramente Pokédex. Facciamo questo. Allora, pendici corona. Pendici
perché poi ci manca la parte di Nevepoli e ci mancherebbe questa qua sotto. Non c'è niente, apparizioni massicce, nada. Vai, andiamo alle pendici corona. E quindi poi con Snizzler, se è quello della... Guardate la vetta lancia intatta, là sopra. Cioè intatta. Messa meglio di... Diamante e perla. Possiamo aspettarci numerosi Pokémon di tipo roccia e di tipo terra. Quello che vedi laggiù, sovrastato dallo squarcio spazio-temporale, è il Monte Corona. E quella è la vetta lancia. Si ipotizza che l'intera zona sia pervasa da un campo magnetico che influisce in qualche misura sui Pokémon. Ok. Dunque, esploriamo. Tanto qua ci sono già delle rovine, c'è un Probopass, una statua di un Probopass, che qua si è perso un braccio. Da qua non c'è niente. Questo cos'è? Cosa sei tu, amico? Che cacchio? Che è un... È un Clefairy? Potrebbe essere un Clefairy? Boh. La storia di un Pokémon, non è chiaro a quanto risalga e chi l'abbia eretta. Ok, qua è uguale. Nulla di... Nulla di nuovo. Piccolo tempio. Dice un Luxio, Luxray. Va bene. Ci sono dei Luxio. Non ho fatto niente. Non mi guardate. Zitto. Perché mi devi venire a rompere le balle? Vai, triplo dardo. Spepepepem. Ok. Forte quando fa le tecniche rapide. Allora, il Muerzo che resistiamo. Morto, resistiamo. Molto bene. Basta. Ecco, questa meno. Questa meno. Allora, ci togliamo dalle palle lui. Spam. Arriva il Muerzo. GG, GG. Ok. Allora, Piplup può evolversi. Tra l'altro anche mossa padroneggiata. Qui c'è uno strumento. Di mossa potente che dovrebbe bastare un per 4. Ottimo. Intanto non c'è assolutamente nulla di nuovo.
per dire. Dai, l'abbiamo rincoglionito. Proviamo questo macioche. Spam. E spaccaroccia. Droppa? Spaccaroccia? Non lo sapremo mai. Certo che azione. Ecco, io direi che possiamo cambiare mosse a macioche. Gestisci mosse. Tipo un gran fisico al posto di doppio smash, un pugno rapido al posto di spacca di azione mi farebbe comodo. Perfetto. Poi allora, tecniche potenti viste, volte che l'hai visto usare pugno scarica. Perfetto. Possiamo fare tranquillamente. Poi Scorupi ancora siamo in alto mare. E volevo vedere dov'era. Piplup, Piplup, eccolo qua. Ah, finito Piplup, benissimo, possiamo farlo evolvere. Fai evolvere. Iniziamo anche. Comunque è destino che per gli starter di Sinnoh il primo che trovo è Piplup. Ok. Benissimo. Però è al 18. Ho capito. Se lo lisci, la colpa di chi è? T'azzardà. Non t'azzardare. Polneve. Frizza. Boia. Boia. Ah, vediamo se Sfil. Perché dobbiamo vedergli rotolamento. E info. Ok, togliamo idrobrecce allora. Ecco. Meglio geloraggio rispetto a polneve, eh? Perfetto. Anche perché Sfil, dove stracavolo stava? Allora, esemplari spaventati, volte fatte evolvere, rotolamento, parecchio. Vabbè. Quello è un alfa? No, quello è Yammega. Chi è che mi ha visto? Scitua. Tecnica potente. Comunque Pokémon roccia, Pokémon terra, stiamo a vedere sempre gli stessi. Dentro. No, no, no. Ok.
Io glielo farei rapido per non ucciderlo. Proviamo con le piuma ball. Essendo, essendo volante dovrebbe entrare anche facile. Invece no. Come, come non detto. Vediamo un po'. Ti prego, entra. Ok. Ok. In base a come fa il saltino già riusciamo a capire se entra o meno. Allora, qua sotto cosa c'è? E... pieno di quelle robacce. Ok. Pa-pa-param. Vabbè. Allora, mettiamoci sulla groppa di Weirdir. Però non ho visto nemmeno la mappa, scusate. Bella grossa. Ok. Porca. Perché devi andare di tuono onda, maledetto, maledetto, maledetto. Ecco. Bello, figo. Entra un attimo enorme. Ok, qua si regge. Allora, pugno scarica rapido. Buono. Bravo il mio Machoke. Palle tutti sti cazzo di Luxio. Ah, niente, tocca andare di là. Diamoci il porro. Proviamo Kazam un attimo. No, incozzato Zen. Boo. Dovrebbe bastare. Ok. Anche perché Machoke tecniche potenti viste. Ok. Ma poi ne mancherebbe una, quindi siamo messi bene. Dice Luxray che evitiamo. Anzi, no 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 no. Evitiamolo, evitiamolo. Tutto a posto per Scorupi. Ok. E allora, prima di proseguire un attimo, vediamo di creare qualcosa. Potrebbe tornare utile nella nostra avventura. Allora, versione potenziata della peso ball. Troppo pesante per essere lanciata lontano, ma se colpisce un Pokémon distratto ha un'alta probabilità di cattura. Che non sarebbe una cattiva idea farla. No, senza esagerare, ne facciamo 20 piuma ball, che tanto sono quelle che usiamo di meno.
queste le possiamo fare. Io le proverei a fare queste, sinceramente. E fai anche ste cazzo di piuma ball, dai. Allora. L'Electrol che cerchi è noto a Isui come il re delle grotte. Confesso che mi sembra alquanto diverso dagli Electrod di cui ho memoria. Tuttavia, le scariche elettriche che rilascia sono ugualmente nocive. Avvicinarsi incautamente sarebbe pericoloso. Potrebbe tornarti utile catturare Pokémon su cui l'elettricità non ha alcun effetto, e ce l'ho al box. Electrode è già irritabile di suo e ora ha perfino perso il controllo. Anche i Pokémon hanno il loro grattacapi. Questo non mi ricordo sinceramente chi possa essere, cioè a chi possa essere riconducibile come antenato. E là Andy, capitano del Team Perla, e ciao pure a te, trovatello del Team Galassia. Il solo fatto che vogliate incontrare Electrode, il magnifico re delle grotte, è oltraggioso. Ma io sono un uomo dal cuore tenero, quindi vi permetterò di dimostrarmi se siete degni. Però vedete come dovremmo essere lieti che la collera li ha resi più forti. Sono certo che far scatenare i Pokémon regali sia necessario per dimostrare al sommo sinnoh la rettitudine del Team Diamante. Anzi, posso affermare con sicurezza che è proprio per far sì che ciò avvenga che io sono venuto al mondo. Un Electrode che rilascia elettricità nel profondo delle montagne è un motivo sufficiente perché il Team Galassia venga ad impicciarsi? Però vedete come Melio è completamente diverso dagli altri membri del Team Diamante che abbiamo incontrato fino a questo momento? Che comunque sia, hanno sempre in qualche modo accettato il nostro aiuto, senza porsi tantissime domande. Forse l'unica è stata Rizza all'inizio a porsi qualche domanda, però poi una volta sconfitto, calmato Cleavor, comunque nessuno poi si è posto più troppe domande sul nostro aiuto. Tanto qua proseguiamo. Invece meglio, anzi, non vuole il nostro aiuto, non vuole quello del Team Galassia, ma non vuole nemmeno risolvere questa questione. Perché dice va bene così, cioè è il volere del sommo sinnoh che Electrode sia in preda alla collera. Quindi proprio devozione totale da parte sua, in contrasto però con Damon, reggente del Team Diamante, e con tutti gli altri membri. L'interno è gremito di Golbat, dei Pokémon che si trovano perfettamente a loro agio nell'oscurità. Il buio rende pressoché nulla la visibilità. Ti invito a procedere con cautela. Poi, grazie, signor Albero. Poi, questo Andy, a parte il fatto di non riuscire a... Forse... Allora, non lo riesco. Ecco, non lo riesco a ricondurre a nessuno come antenato di... Per il semplice motivo che... Scusa, ma delle mie pozioni... Per il semplice motivo che non è antenato di nessuno, perché se è vero, come è vero, come dicono, che è come noi, che quindi viene da uno squarcio spazio-temporale e ha perso la memoria, vi ricordate Bellocchio di Horas? O il professor Pavel di Sole e Luna, anche Samina, volendo. Cioè lui non ha attraversato uno
squarcio spazio-temporale come noi, con la nostra consapevolezza di farlo, perché noi siamo stati mandati da Archeus, quindi. Conosco bene il tragitto, ti condurrò. Ok. Noi siamo stati mandati da Archeus. Quindi eravamo consapevoli di quello che stavamo facendo. Lui no. Quindi lui non ha attraversato. Mi sovviene adesso di aver avuto un compagno inseparabile. Non riesco a ricordarmi il nome. Credo fosse un Pokémon che usava il fuoco. Se adesso fosse qui con me, potrei illuminare per noi questa via buia. Lui non ha attraversato uno squarcio spazio-temporale come noi. Lui ha attraversato un ultravarco. E gli ultravarchi possono essere usati sia per viaggiare tra le dimensioni, quindi tra le varie dimensioni, ma anche all'interno della stessa dimensione, all'interno dello stesso mondo, nel tempo. Come si muoveva Nilego, Necrozma all'interno della regione di Alola tramite gli ultravarchi, quindi ti puoi muovere dentro nel mondo stesso tramite gli ultravarchi. Ecco perché ha perso la memoria. Rilevo la presenza di un Crobat Alpha. In ogni caso dubito che possa costituire un impedimento al transito. Vista la scarsa visibilità, sono comunque costretto a effettuare una deviazione. Mi scuso per l'inconveniente. Ok, quindi lì c'è un Crobat. Rimembro ancora un uomo che somigliava a me. Credo parlassimo di Pokémon e litigassimo. C'era una frase che diceva qualcosa come soprattutto adoro vincere. Chi è che dice adesso? Stiamo per raggiungere il capolinea, vale a dire l'uscita della grotta labirinto. Sento che il mio cuore albergano ricordi a me preziosi, benché sfuggano alla mia memoria. Chi dice soprattutto adoro vincere? Soprattutto adoro vincere. Chi lo dice? Pokémon Fuoco. Seguendo tutte queste pose del treno, del comandante e quant'altro. C'è qualcosa che non mi convince. È perché lo devi colpire, sci tua, pure tu. Che palle. Ah, Kazam, m'hai rotto i coglioni. Sei inutile come la merda. Mamma mia, quanto sei inutile. Dio caro, dovessi resistere. Vabbè, gli 8 livelli, ma figlio mio, cioè, un po' a tutto, no? Che cavolo. Tecnica rapida, vai, rotolamento, beh. Vedi Sfil, che non regge manco lui, sci vostri. Vabbè, pure io ho fatto una squadra proprio da merda. Allora, credo che convenga. Proprio canale. Ecco. No, il veleno no. Buttalo giù, ti prego. Fammi questo grandissimo favore. Sì. Dicevo.
credo che convenga in qualche modo tornare indietro. Ma sto cacchio di Scorupi maledetto, io non mi ricordo a che stracavolo di livello si evolve. Ah, usciamo. Esci. Non siamo pronti per questo, con questa squadra. Mi ha informato che sei caduto dal cielo. Anch'io mi sono ritrovato improvvisamente a Isu, in una terra a me del tutto sconosciuta. L'unica cosa che ricordavo di me era il mio nome. Mi sentivo estraniato e confuso, mi sembrava di non riuscire a muovermi. Poi il Timperla mi ha tratto in salvo. Avendo dimostrato una certa affinità con la natura e i Pokémon, sono stato nominato capitano. Ma non so ancora bene che ci faccio in questo mondo. Mi scuso per queste inutili chiacchiere. Avanti tutta. Tutta. Lì c'è Heracross. Heracross. Palle. Golbat del cavolo. Dove è andato Heracross? Come ha fatto a vedermi? Mo? Chi è? E vabbè, ma c'è sempre qualcosa che vieni da rompe con gli omberi. Scorpi? Vieni. Ragazzi, io rimarrei qui a gironzolare per un bel po', però direi che possiamo anche farne a meno. Dunque, siamo in cima alla cascata, tra l'altro. Benissimo. E dunque, ragazzi, noi direi che per oggi va bene così. Non ho capito sinceramente chi sia Andy. Non mi viene in mente niente, sinceramente, e mi dispiace perché è un personaggio particolare. Dunque, bacioni. Ci vediamo alla prossima. Io speravo già di vedere qualcosa. Sneasler, Electrode, invece, è come sempre, ci vuole troppo tempo. Ragazzi, alla prossima. Un abbraccio.